Allora, siamo giunti al momento culminante del sistema hegeliano. Siamo al terzo momento del sistema hegeliano. Il sistema hegeliano si divide in tre, lo sapete, l'idea in sé, la logica, l'idea fuori di sé, la filosofia della natura, e poi dopo l'idea che torna a sé, la filosofia dello spirito. La filosofia dello spirito a sua volta si divide in tre: filosofia dello spirito soggettivo, filosofia dello spirito oggettivo e filosofia dello spirito assoluto. Quella soggettiva è l'idea che torna a sé come soggetto. La filosofia dello spirito oggettivo, l'idea che torna a sé come oggetto, cioè nella dimensione pubblica, collettiva, politica. E poi c'è un terzo momento, quello che vediamo adesso, ed è l'idea che torna a sé come spirito assoluto, cioè che torna a sé nella sua forma più adeguata, cioè l'idea torna a sé come idea. Lo spirito torna a sé come spirito, l'idea torna a sé come concetto, l'idea torna a sé nella maniera più adeguata, cioè l'idea arriverà ad essere idea. L'idea che si è alienata ritorna a sé, e ritorna a sé non più come soggetto, non più come oggetto, ma in modo assoluto, cioè nel modo più adeguato possibile. Quali sono le tre, ovviamente, tappe di questo ritorno? L'idea torna a sé come intuizione, l'idea torna a sé come rappresentazione e l'idea torna a sé come concettualizzazione. Nella filosofia dello spirito assoluto, Hegel ci descrive la terza e ultima tappa dello spirito che ritorna a sé, e questa volta torna a sé in maniera adeguata in tre tappe: tesi, antitesi, sintesi. Come sempre, la sintesi contiene lo scontro tra la tesi e l'antitesi. Quali sono queste tre tappe? 1. Prima tappa, l'idea torna a sé come intuizione, l'arte. E adesso la spiego. 2. L'idea torna a sé come rappresentazione, la religione. 3. Lo spirito, l'idea torna a sé come concetto. Qual è la disciplina della concettualizzazione? La filosofia. Arte, religione e filosofia sono le tre tappe della ragione, dell'idea, dello spirito che è tornato a sé in maniera adeguata. Cioè, con la filosofia, la ragione torna a sé come ragione. Con la filosofia, l'idea torna a sé come idea. Con la filosofia, l'idea, che è concetto, torna a sé come concetto. Ma partiamo dalla prima tappa. Hegel, vi siete accorti, sta di fatto facendo una storia delle istituzioni politiche, ha fatto una storia del diritto, e anche in questo caso elaborerà una storia dell'arte, perché l'arte, che è il ritorno a sé della ragione come intuizione, l'arte procede in maniera dialettica, e dunque l'arte avrà una tesi, avrà un'antitesi e avrà una sintesi. L'arte come intuizione, innanzitutto, è arte simbolica. L'arte simbolica. L'arte simbolica è l'arte nella sua manifestazione delle origini. È l'arte in cui l'intuizione dell'assoluto, cosa ha fatto l'artista? Ha intuito che c'è qualcosa oltre. Ha intuito l'infinito, ha intuito l'idea, ha intuito l'io, ha intuito lo spirito. Ma questo spirito che intuisce l'artista alle origini è uno spirito acerbo, immaturo, povero. E allora cosa fanno gli artisti agli inizi dei tempi? Creano delle opere artistiche molto grandi, sovrabbondanti nei simboli, grandi simbolicamente, Poi possono anche essere grandi come strutture, le piramidi, lo ziggurat, i geroglifici, tutte queste forme artistiche dove i faraoni sono grandi o hanno un pene grandissimo, perché la fertilità. Questi sono simboli,
i gatti, gli animali, le maschere grandi, totem, non la grandezza solo fisica che c'è, le piramidi, lo zigor, ma la grandezza dei simboli. Quel gatto, quell'animale, quel faraone, quel sole, quella spada, quella parte del corpo è simbolicamente grande, però alla fine il contenuto assoluto, divino, razionale è ancora carente. Quel geroglifico magari rappresenta un rito nuziale, il rito nuziale, ci siete, è bello, ma questo è un attimo difficile, il rito nuziale diventa l'emblema della famiglia. Un funerale rappresentato in un geroglifico o anche in una incisione rupestre vuol dire che io, uomo che in questa grotta prende un pezzo di pietra, incide la roccia, uno scalpellino, sto prendendo la morte e la sto intuendo e la metto in un geroglifico. Quella scena funebre è l'intuizione del morire e gli voglio lasciare una sorta di eternità. Simbolicamente qua c'è un rito funebre, qua c'è la morte. È chiaro? Questo sta facendo l'artista. Solo che ha colto un aspetto, la morte, il matrimonio, la fertilità, le piogge, ha colto la potenza di un faraone, di un re. Dunque l'arte simbolica, simboli molto grandi, ma un contenuto povero. L'arte simbolica, quella che avete cominciato a fare in terza, è l'arte povera di contenuto, ma ricca di forma. Dunque non c'è equilibrio, ma c'è la subordinazione del contenuto alla forma, al simbolo, allo stile. Tesi. Antitesi. L'antitesi è l'arte classica, quella greca-romana e tutte le forme poi di classicismo che ritornano alla storia dell'arte. Quante volte gli elementi classicisti voi li avete visti ritornare? Li avete visti ritornare in pittura, in scultura, in architettura o anche in letteratura? Che cosa caratterizza l'arte classica? Vedete che lui diventa storico dell'arte qua. Perché io devo capire cos'è, come mai gli uomini sono passati dalle zigote alle piramidi a queste forme di architettura, siamo passati da quelle incisioni a questi quadri, a questi dipinti, perché l'arte classica trova un equilibrio tra la forma, il discobolo greco, il Partenone, il Colosseo, va bene, andate avanti voi. Ok, il neoclassicismo, non so, le statue, non quello del Settecento che si richiamano il neoclassicismo, è un equilibrio armonioso tra il contenuto, gli dèi, la forza, il futuro, la paura, va bene? Un contenuto superiore con una forma adeguata. Cioè la forma nell'arte classica è meno sovrabbondante di quella simbolica. La forma è più adeguata al contenuto perché è cresciuto il contenuto ed è in parte diminuito il simbolo. Mentre quella simbolica c'è un simbolismo grande e un contenuto piccolo, nell'arte classica il simbolismo e dunque la forma e il contenuto si avvicinano perché scende un po' la forma e cresce chiaramente il contenuto. E dunque, ripeto, l'arte greca-romana è un'arte armonica, equilibrata, perché una forma giusta ha incontrato il contenuto giusto, o rovesciamolo, il contenuto ha trovato una forma giusta in cui manifestarsi, perché vi ricordo che per Hegel tutto è una manifestazione della ragione. Passo indietro. La ragione si è addormentata nel mondo. L'uomo che ha fatto un geroglifico l'ha risvegliata. Fidia, che ha costruito il Partenone, l'ha risvegliata ancora di più, ma scontrandosi con quella precedente. E siamo alla sintesi. Qua Hegel mi può stupire, perché la sintesi dovrebbe essere magari un equilibrio tra
tanta forma e poi troppo contenuto. Invece qua Hegel fa una storicità in progresso e progressista nella visione storica e dice la terza forma artistica che ha cominciato, che magari qualcosa c'era già nel Medioevo, sapete che i romantici amano il Medioevo, questa forma artistica che trionfa nell'Ottocento si chiama romanticismo. La terza tappa dell'intuizione artistica è il romanticismo. Il romanticismo è quella forma d'arte in cui il poeta, il musicista, lo scultore, il pittore hanno colto, colgono Dio, l'infinito, l'assoluto. Ed esiste una forma per contenere quel contenuto? No. Dunque il romanticismo è la tesi provocatoria molto bella, però superata ovviamente, o non lo so, dopo ne parliamo magari, la tesi provocatoria di Hegel con il romanticismo. Assistiamo alla fine e alla morte dell'arte. Perché? Perché i romantici hanno voluto rappresentare Dio, l'infinito, il sublime, la forza della natura, l'impeto, l'energia dell'universo. Qualcuno, dopo i romantici, riuscirà a voler rappresentare qualcosa di superiore all'assoluto? Nessuno. Dunque il romanticismo segna il punto culminante dell'arte. Ovviamente lui sta pensando chi? A Goethe, letteratura, Schelling e Novalis, chiaramente. Poi il tedesco, voi direte che se la suona e se la canta, ma i tedeschi sono comunque i massimi esponenti del romanticismo, i tedeschi e gli inglesi, ovviamente. E dunque dice, con il romanticismo, l'arte romantica, dunque, si assiste al trionfo della intuizione artistica. Il genio artistico romantico ha portato la ragione ad essere ragione come intuizione. Aveva già intuito l'infinito il nostro Mino con la pittura rupestre, aveva intuito l'infinito, no? L'artista romano che ha fatto un busto di Cesare, ma Goethe, ma Novalis, ma Turner, andiamo anche gli artisti romantici hanno colto intuendo l'infinito nella sua massima potenza, nella sua massima espressione. Questo è dunque il trionfo della ragione artistica. Ovviamente l'arte non è morta. Mi sembra di aver letto sui giornali che Paratissima sia andata benissimo, cioè tantissime artissima, pardon, comunque queste manifestazioni artistiche diffuse sul territorio vadano molto bene, cioè ci sono tantissimi anche giovani che vanno ad assistere a queste rappresentazioni. L'arte è più viva che mai, ma è più viva che mai dopo Hegel, ovviamente, no? Impressionismo, espressionismo, il cubismo, andate avanti, il surrealismo, ok? Sino arrivare a tutta la pop art. C'è semplicemente un motivo che Hegel ti direbbe non è arte, prendiamo una cosa, ti direbbe non è arte come la intendo io. Uno può dire ma chi se ne frega, ma rimaniamo, facciamo gli hegeliani fino in fondo, detto che Hegel poi lo buttiamo via. Cioè ovvio che l'arte per noi è, io vado di fronte a, vado al Museo di Rivoli, arte contemporanea, prendo le cose banali, televisore con dentro un martello che lo spacca, installazione, io dico bellissimo, mi emoziona, ho capito che qua c'è lo spirito del tempo, il consumismo, l'alienazione televisiva, un altro passa e dice ma è arte, per me l'arte è la pittura dei romanzi, Caravaggio, e il discorso è si può mettere il televisore con una mazza che lo spacca vicino, non so, ai quadri dei romantici? Sì, perché tutto possiamo fare. Hegel ti direbbe no, nel senso che quella è un'arte che ti vuole cogliere un piccolo magari pezzo del mondo, un frammento e non l'assoluto. Così hanno fatto gli impressionisti, gli espressionisti, i surrealisti. Dunque l'arte dopo Hegel effettivamente non ha più avuto la pretesa di cogliere l'infinito, ma dei frammenti di realtà. Dunque l'arte è viva più che mai. Però probabilmente non è viva più che mai l'arte come la intendevano
i romantici, cioè l'idea di un'arte che sia una sorta di ascensore per andare all'infinito. Oggi ci fosse un artista che ha la pretesa di cogliere l'assoluto, forse sarebbe originale, però forse è un po' fuori dal tempo, perché non abbiamo l'idea dell'arte come una porta per l'infinito, l'assoluto. Però l'arte è la porta magari per conoscere noi stessi, ci sono dei quadri, dei pittori che ci comunicano qualcosa. In questa classe ci sono alcune persone che amano andare a vedere musei o vedere mostre d'arte. E cos'è portate a casa? Emozioni. Mi ha fatto piangere, mi ha messo tristezza, ho provato gioia, ho provato paura, mi ha lasciato indifferente. Cioè l'arte continua a comunicare a noi e dunque l'arte è viva. L'arte per Hegel non è solo un'arte che comunica, ma è un'arte che è una sorta di intuizione per arrivare all'assoluto, all'infinito. Così l'arte è veramente morta. Hegel ha cantato il punto di arrivo dell'arte, intesa come arte che produce emozioni, l'arte più viva che mai, tant'è che oggi diciamo il manga è un'arte, sì, alcuni dicono i meme sono una forma d'arte quando sono particolarmente fatti bene o perché mi hanno emozionato. Allora ci sono delle mostre ormai su meme, mostre virtuali che le potete vedere online o alcune installazioni. Cioè il fatto che cosa sia oggi l'arte è un problema di natura estetica. Io non sono un insegnante, un amante, neanche un esperto di filosofia dell'estetica, conosco alcune cose e come sempre conosco i classici, perché io sono questo difetto di rimanere molto legato ai classici. Sicuramente oggi il dibattito su cosa sia l'arte è molto vivo, ovviamente non parte dall'idea artistica di Hegel come arte che colga appunto Dio e l'infinito.